In questo Sanremo si sarebbe potuto fare di più e meglio. Di più per i diritti civili, di più per l'ambiente, di più per l'integrazione e meglio, meglio per la cultura, meglio per lo spettacolo, meglio per l'italianità. Sono giorni che sento questo innuendo continuo nelle orecchie. È una sorta di litania continua. Volevo fare un video un po' particolare, non farò un granché di view, ma chi se ne frega. Per parlare di una cosa che quando insegno è fondamentale, il management delle expectation, il gestire le aspettative, perché non è cosa fai o cosa dici l'importante, e soprattutto non è cosa fai o cosa dici che scatenerà la critica da una parte, dall'altra, dei prezzolati analisti o dei giornalisti d'assalto, ma è cosa quella persona vuole che io faccia o dica e come ho mancato o preso quelle aspettative. Io sono Matteo Flora, insegno queste cose in università, ho un'azienda che se ne occupa e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Se avete guardato il Festival di Sanremo, ma lasciate perdere il Festival Vale in generale, avete visto un sacco di cose. Avete visto soprattutto, e avete letto soprattutto, i commenti dei vostri commentatori preferiti, miei, tanti altri. E ciascuno di questi ha avuto qualcosa da ridire sul fatto che un argomento non era abbastanza, un argomento non era, o era troppo, o era troppo poco. Che forse è anche vero. Bisognerebbe partire da che cos'è Sanremo. Sanremo non è la kermesse dei diritti civili, ma come non lo sono tutte le manifestazioni che vedete in giro per la rete e non per la rete. Ogni volta che ha una manifestazione, ogni volta che ad un evento, ogni volta che succede qualcosa e qualcuno ti dice non è stato troppo, non è stato abbastanza, l'importante è prendere quella persona fuori da contesto, tirarla fuori per la collottola, metterla sotto una lente di ingrandimento e dire secondo chi. Già, perché quando Selvaggia Lucarelli, faccio un esempio a caso, ce l'ha con la Ferragni che non ha fatto abbastanza, che poteva fare di più, che per le donne eccetera, poteva fare di più, per chi? Non esiste un metro assoluto di quale fosse l'optimum, il meglio che si può fare per un determinato tipo di causa o per un determinato tipo di no profit o di impegno sociale. C'è quello che il commentatore e i commentatori si aspettavano e che è stato atteso o disatteso. Nelle critiche, per quanto feroci, per la carità del cielo, per quanto mi piacciono o non mi piaccia il commentatore, c'è sempre da guardare una cosa. Se si sta parlando della baseline, della linea base di livello o di qualcos'altro. Un conto è se qualcuno prende una linea base di un'argomentazione, di un diritto particolare, di un diritto civile e sbaglia candidamente. Se inizio a dire faccio qualcosa a favore, che ne so, dell'integrazione e mi metto ad inveire contro, ovvio che in quel caso ho fallito miseramente quello che è la base. Ma ogni cosa che arriva dalla base in su devo valutare non tanto l'evento quanto il commentatore. Quanto di quello che io commento è normale e me lo aspetto? Quanto di quello che invece io o quella persona commenta è legato semplicemente al fatto che si è creato un'aspettativa, si è creata un'aspettativa di un certo livello e la persona non l'ha, che, o l'ha disattesa? Ma non è una colpa della persona. E nella valutazione generale che io vado a fare, non posso valutare una persona su un'attesa che mi faccio io rispetto a quella persona. Senza finire nella teoria della comunicazione, senza finire in eco, che potremmo passare dall'Hector in fabulas, in fabula, che è intentio autoris, intentio lectoris, intentio opera, cioè l'intenzione che aveva l'autore di qualcosa, l'intenzione che aveva il ricevente, il lettore o il commentatore e l'intentio operis, quello che effettivamente l'opera dice, senza andare in semiotica interpretativa. Potremmo tornare indietro addirittura un attimino più ancora,
passare alle quattro nobili verità, al buddismo, e una di queste è la vita è dukkha. Dukkha è strano perché in genere viene tradotto come la vita è sofferenza, non è esattamente preciso. Sarebbe più preciso dire la vita è insoddisfazione. In che senso è insoddisfazione? È la mia mente che pensa a qualcosa, che vuole arrivare a qualcosa, e la vita intorno a me che non arriva a quel punto, e quello che io ho come risultato è insoddisfazione. Possiamo applicarlo ai rapporti interpersonali: cosa mi aspetto che faccia l'altra persona e l'altra persona non lo fa, ma magari non è minimamente nelle corde di quell'altra persona, non è nelle sue capacità, non è nella sua possibilità. O mi aspetto uno stipendio di un certo tipo, una giornata di sole in un momento in cui poi c'è la giornata di pioggia. Se andiamo a vedere, il più delle volte non è quello che accade che è intrinsecamente giusto o sbagliato. Anche perché nella giornata di sole in cui io volevo sole a tutto spiano, c'è qualcun altro che è felice del fatto che sia nuvolo, così non deve andare a quella festa a incontrare quella persona che non ha voglia di vedere, no? Intrinsecamente queste cose non sono né giuste né sbagliate. Intrinsecamente sono cose, sono eventi, sono dichiarazioni, sono esternazioni. Diventano giuste o sbagliate, troppe o troppo poco, a seconda del valore che io gli vado ad attribuire. E ogni volta che io attribuisco un valore a qualcosa, ogni volta che io attribuisco un'aspettativa a qualcosa, il tradimento di questa aspettativa mi provoca dolore. Il lungo pezzo di Selvaggia Lucarelli contro la Ferragni, per tornare a Sanremo e fare un esempio, in cui dice no, poteva fare di più, no, perché in realtà è una lettera d'amore inespressa. Cioè è un'aspettativa enorme che si era costruita Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni, che tra l'altro fa trasparire una stima immensa, perché se io non mi aspetto da una persona per cui non ho stima che faccia qualcosa in un determinato modo, anzi tutt'altro. E dall'altra parte è un tradimento di questa cosa che si era costruito nella testa, un tradimento di un'aspettativa che però non era reale, era qualcosa che aveva lei nella sua testa. Chiara Ferragni ha fatto Chiara Ferragni, quello che poteva fare, ma traslatelo, toglietelo un attimo da Sanremo e da questa occasione, mettetelo su tutto quello, cioè il vostro compagno, la vostra compagna che arriva a casa e si mette a giocare, non ce l'ha con voi, voi vi aspettavate una determinata cosa, non è successa, non perché avete fatto qualcosa, perché l'altra persona è malvagia, semplicemente perché non era cosa, perché quello che è successo è una cosa differente. Tutto questo panegirico enorme che magari non ve ne frega, di cui magari non ve ne frega assolutamente niente, lo posso capire, fair enough. Per dire che cosa? Per dire che quando andate a leggere un commento, quando andate a leggere un punto di vista, il mio per primo, il mio, quello di qualunque altro commentatore, giornalista, politologo, scienziato, eccetera, i post sui social dei vostri amici, fermatevi un secondo e dite, e chiedetevi in realtà, quanto di quello è cosa quella persona voleva che succedesse e quanto di quello era quello che era reale, necessario, giusto richiedere a quella situazione. Facendo la tara di queste due cose scoprirete tanto su quanto vale il commento, ma tanto 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 anche sul commentatore. Perché, l'ho già detto, non è cosa fai o dici, è cosa la gente vuole che tu faccia o dica. Per chiudere, perché tutto questo ve lo racconto? Perché è parte di un processo aziendale che noi facciamo, la gestione dell'aspettativa, il managing delle expectations, scusate se... managing expectations è una cosa che fai col cliente. Spieghi al cliente cosa la maggior parte delle persone vogliono, cosa si aspettano, qual è il minimo comune denominatore sotto il quale non devi arrivare per non tradire le aspettative di quelle persone. Perché? Perché nel momento in cui c'è un tradimento delle aspettative, reale, immaginato, non importa, in realtà è un oggetto socialmente negoziato, in quel momento tu hai dei problemi come brand, perché le persone se la prendono con te perché avresti dovuto fare qualcosa. E
dividi normalmente il tuo pubblico in almeno due fasce, quelle per cui non andrà mai bene niente, e non puoi farci assolutamente niente, e tutti gli altri. Dove senti che cosa ci si aspetta da te? Il tuo obiettivo è guardarti intorno, capire cosa si aspettano la maggior parte delle persone da te e agire di conseguenza. Tutto qui. Non avevo un granché di altro da dire, era solo una riflessione un po' più ampia su tante cose. Per il resto, in genere sono più interessante di così, ve lo posso assicurare, quindi se volete potete iscrivervi qua sotto, c'è anche un gruppo bellissimo di gente straordinaria in cui sfortunatamente ci sono anch'io, che discorre di queste cose sugli spartani e come sempre anche questa volta. Grazie mille per avermi ascoltato, buon lunedì ed estate parata.